Tra i prodotti di Samsung che ho provato quest'anno che mi hanno letteralmente entusiasmato, oltre alle Buds, c'è stato anche il Galaxy Active. E quindi quando è uscita la seconda versione, beh, davvero non vedevo l'ora di metterci le mani. E ora dopo averlo utilizzato un po', davvero non vedo l'ora di raccontarvi com'è andata. E parto in realtà spoilerandovi già una parte della conclusione. Se avete la prima edizione, beh ragazzi, vendetela, sbarazzatevene e passate alla seconda versione. E ora vi racconto un po' perché mi è piaciuto così tanto questo Galaxy Watch Active 2, a partire dal design, perché rimane invariato rispetto alla prima edizione. E quindi è semplice, lineare, senza tanti fronzoli, rimane elegante in praticamente tutte le situazioni. Ma questo non vuol dire che attraverso un semplice cambio di cinturino non lo possiate trasformare, rendendolo così più divertente e magari anche un po' più fresco d'estate. Rimane inoltre intelligente, secondo me estremamente comoda anche la questione del cinturino, che non dà fastidio, e in più ha il passante interno che quindi non lo fa notare troppo invece all'esterno. Come vedete poi quest'anno ho optato per la versione da 44 mm, lasciando così quella da 40, e devo sinceramente ancora però decidere se il passaggio sia stato una cosa positiva oppure no, perché i 40 mm davvero non lo sentivi praticamente mai al polso, ce lo si dimenticava. Sul 44 però oggettivamente si leggono un po' meglio le notifiche e la batteria è più grande. E in ogni caso, anche se il 44 alla fine si fa sentire un po' di più, rimane tra gli smartwatch che danno meno fastidio in assoluto una volta che lo si ha al polso. Ma alla fine le maggiori differenze le notiamo nella cassa, che per esempio passa da una certificazione IP68 a 5 atmosfere, e quindi sarà più facile e più usabile in tranquillità per attività come per esempio il nuoto. Anche se vi sconsiglio di utilizzarlo per immersioni in profondità, in quanto le 5 atmosfere sappiamo che non significano necessariamente 50 metri. In ogni caso, poi, altra grossa differenza sta nello scalino per il lettore del battito, che adesso è leggermente superiore. Questo dovrebbe permettere una lettura più precisa dei battiti anche durante l'attività fisica, cosa che in realtà confermo. Rimane comunque la compatibilità con la ricarica wireless, per esempio anche della versione precedente, oltre che naturalmente con tutti i dispositivi Samsung che la supportano. Rimane inoltre il sensore NFC con la possibilità di usare Samsung Pay per i pagamenti. E altra cosa che rimangono sono poi i due tasti fisici posti sul fianco, anche se nella seconda versione uno dei due è un po' più grande, questo probabilmente in previsione di introdurre l'ECG con l'aggiornamento software che ci sarà nei prossimi mesi. Comunque già da ora c'è l'assicurazione da parte di Samsung che ci sarà l'avviso in caso di problematiche rilevate nella lettura del battito cardiaco. Cosa che rimane poi è la possibilità di andare a salvare delle canzoni in MP3 oppure dalla vostra playlist Spotify, se avete la versione premium, direttamente nella memoria interna da 1,5 GB. Ci sono poi altre due novità fondamentali introdotte in questo Active 2, e una di queste è l'introduzione di uno speaker e di un microfono con la possibilità di fare quindi chiamate direttamente dallo smartwatch. Soluzione che per alcuni può essere inutile, ma che io sinceramente ho utilizzato più di una volta quando non avevo la possibilità di andare a prendere lo smartphone perché stavo facendo qualcos'altro. Altra cosa poi introdotta, a richiesta di tantissimi, è la ghiera. Non una ghiera fisica, come sappiamo, ma una ghiera touch. Arrivando comunque dal primo modello mi ci è voluto un po' di tempo sinceramente per capire che vantaggi mi potesse dare, perché alla fine l'ottimizzazione proprio del sistema e del software all'interno dello smartwatch è davvero fantastica. Dal watch face infatti possiamo scorrere, a destra vediamo quindi tutte le notifiche in maniera completa, a sinistra invece entriamo in una serie di widget da cui possiamo scegliere non solo la posizione ma anche proprio che widget tenere lì comodi a portata di mano.
Scorrendo dall'altra invece entriamo in una serie di toggle rapidi, anche qui comodissimi, perché abbiamo la possibilità di impostare al volo la modalità notte, per esempio per non far accendere il dispositivo, oppure la modalità teatro per non disturbare, così come la modalità aereo e altre modalità come anche quella acqua, che blocca il display, impedendo quindi di andare a toccare involontariamente o attivare delle opzioni appunto in modo involontario. Per andare invece a vedere tutte le varie app che sono presenti proprio nello smartwatch, bisognerà andare a cliccare il pulsante più in basso e lì finalmente possiamo attivare questa e utilizzare questa ghiera touch, che ne approfitto qui per dire che funziona in modo perfetto, seguendo attentamente tutti i nostri comandi, essendo reattiva ma non in modo eccessivo, e poi non è nemmeno tanto difficile da attivare nonostante le dimensioni dei bordi siano poi estremamente contenuti. Ad ogni modo, se noi non vogliamo utilizzare la ghiera touch perché in qualche modo non ci troviamo, possiamo utilizzare gli swipe per andare a navigare proprio all'interno del menu come si faceva con la prima edizione, cosa che io trovo tutto sommato molto comoda. Possiamo poi andare a vedere che le app preinstallate sono diverse, sono praticamente complete, sentendo davvero un'esigenza esigua di installarne altre app. Infatti troviamo, oltre a Health per controllare poi l'attività fisica, possiamo vedere il cronometro, il lettore musicale, il meteo, e quindi sono diverse ma davvero complete, troviamo tutto di quello di cui abbiamo bisogno. E alla fine l'unica aggiunta che mi sono sentito di fare io è quella di Strava, che mi serve per monitorare l'attività fisica e poi condividerla con altri miei amici che praticano come me attività fisica. Detto questo, però, possiamo anche andare a vedere comunque tutte le attività che svolgiamo direttamente con le app di Samsung, che sono fatte davvero molto bene. Infatti con Samsung Health possiamo decidere cosa mostrare in ogni schermata, quindi stiamo facendo l'attività fisica, e abbiamo poi anche l'assistente vocale che, se abbiamo collegate delle cuffie, ci dice i risultati ogni chilometro. Inoltre abbiamo il controllo della musica, che è possibile farlo direttamente dalla sessione di allenamento. Anche questa è una cosa davvero molto comoda. Dove Samsung invece potrebbe fare ancora delle ottimizzazioni nelle applicazioni per il telefono. Infatti ne abbiamo sempre due. Una di queste è Galaxy Wearable, in cui andiamo a gestire tutti i wearable, compresi le Buds, e in particolare del nostro Active possiamo andare a vedere tutte le impostazioni, le app installate, eventualmente installarne delle nuove insieme anche a nuove watch face, e sempre da lì andiamo a fare poi eventuali aggiornamenti. Ma se vogliamo vedere tutta la parte di fitness, compresi poi i nostri allenamenti registrati con Samsung, beh, dobbiamo andare su Samsung Health, e qui è comunque fatta molto bene, ha una bellissima grafica ed è sempre piacevole da controllare. Possiamo inoltre andare a vedere anche come abbiamo dormito, i nostri passi, il livello di stress, e qui c'è da fare una piccola chicca, una piccola precisazione, perché se il nostro livello di stress aumenta, beh, il nostro Active 2 ci avvisa e ci fa fare dei simpatici esercizi che ci permettono di calmarci un attimo. In ogni caso, comunque, la maggior parte delle info e delle interazioni si avrà direttamente con il nostro Active. Infatti alcune watch face sono poi estremamente complete e ci permettono di avere davvero una visione totale di tutte le informazioni principali, quindi come sta il nostro smartwatch e come stiamo noi, quante attività abbiamo fatto, e altre watch face sono poi comunque meno complete ma molto belle. È interessante poi, per esempio, l'applicazione o la watch face che vi permette di fare una foto da smartphone e realizzare quindi un quadrante con dei colori che si abbinano al nostro outfit. Ma in tutto questo come si comporta poi alla fine la batteria? Beh, qui vi dico, c'è una grossa differenza, ho notato una grossissima differenza tra il 40 mm prima edizione e il 44 versione 2. E questo perché con l'Always On attivo si riescono a fare tranquillamente 2 giorni completi. Con il display invece disattivo, ovvero con l'Always On disattivo, che si attiva quindi la rotazione, che in questo senso vi dico funziona alla grande, in quanto ad ogni rotazione viene riconosciuto, si può arrivare a 4 giorni completi pieni. Nell'attività fisica invece, con GPS attivo e con la riproduzione musicale collegata quindi a delle buds, beh, si riescono a fare circa 3 ore di allenamento completo, in quanto ho notato un consumo di circa il 30% di batteria per ogni ora di allenamento, un risultato che tutto sommato non è male.
Chiaramente non sono prestazioni impressionanti, ma dobbiamo ricordare che è uno smartwatch vero e proprio con un sacco di funzioni realmente smart che sono fantastiche e che sono poi quelle che mi sono piaciute di più. Cosa intendo? Cosa voglio dire? Beh, per esempio, oltre a poter rispondere alle chiamate e ai messaggi in rapidità, possiamo veramente vedere le notifiche in modo chiaro da tutte le app e complete. Tutte le attività poi vengono riconosciute in automatico e vengono segnalate dal vostro smartwatch. Ma la cosa bella è che, per esempio, durante le attività lui continua a interagire con voi, magari dandovi dei suggerimenti oppure incitandovi a continuare il vostro allenamento, una cosa davvero particolare che però ho apprezzato. Per esempio, poi un altro dettaglio è che se lo lasciamo in carica durante tutta la notte, la mattina andiamo a prenderlo e troviamo un bel sorriso con scritto buongiorno. È vero, per alcuni possono essere tutte piccolezze, ma alla fine sono quelle cose che me lo fanno preferire, per esempio, ad altri dispositivi come gli Amazfit, che rimangono grandi dispositivi con un'ottima, un'autonomia fantastica, ma che mancano di tutti questi dettagli che, ripeto, secondo me fanno la differenza. E quindi alla fine, se ho uno smartwatch completo dal punto di vista delle notifiche, dal punto di vista dell'essere smart in senso più ampio del termine e che comunque mi permette di tracciare anche le mie attività fisiche durando 4 giorni, beh, secondo me abbiamo fatto centro. E quindi è vero, anche il costo non è proprio basso, in quanto stiamo parlando di circa 300 euro, ma sappiamo che Samsung nel giro di poco lo farà arrivare a circa 250. E secondo me questo è il suo prezzo. Ovvero, se lo trovate a questo prezzo, ragazzi, fate un affare, perché mi ci sono trovato bene ed è uno smartwatch, un prodotto davvero completo. Questo è tutto. Naturalmente, se volete acquistarlo, potete farlo dal link che vi lascio qua sotto in descrizione per dare una mano anche al mio canale. E se vi è piaciuto poi questo contenuto, potete anche iscrivervi e lasciare un like a questo video. E noi ci vediamo quindi ad un prossimo video, ad una prossima recensione. Un saluto da Daniele Pintus.